Sì, era da tanto che non facevo un gol così, con un lancio in profondità e poi un uno contro uno con un difensore. È arrivato anche questo, sono contento di chiudere l'anno con un gol, soprattutto siamo contenti di chiudere con un buon pareggio in un campo difficilissimo, avete visto quanto è forte il Brescia e quindi ci ha dato veramente il filo da torcere. Fortunatamente all'ultimo secondo è arrivato il pareggio del capitano e quindi ci godiamo questi 10 giorni di vacanza, dai. Sì, credo che siano queste le partite belle del calcio da ricordare, ecco, due squadre che si affrontano a viso aperto, che vogliono la vittoria tutti e due, poi sicuramente lo spettacolo ne beneficia, sono arrivati 2 gol nel recupero e niente, una grande partita da due squadre che diranno a loro in questo campionato, ecco. Sì, è una grande soddisfazione personale, indubbiamente, comunque non me l'aspettavo, credo in pochi se l'aspettassero, un esordiente che fa 14 gol in girone d'andata in Serie B, un campionato così difficile e lungo. Sì, sicuramente, come ho detto nei giorni scorsi, un 2013 da ricordare, sia da Lecce, Cremona, poi tutta questa Serie B. Quindi se ne va un anno che mi ha portato veramente tante soddisfazioni. E la partita di Milano con l'Inter. Sì, quella... La ciliegina. Anche quella sì, speriamo di ritornarci, ma quello... riparleremo, dai. Grazie mille, auguri a tutti i tifosi del Trapani, passare un buon inizio anno e ci vediamo presto a Trapani. Sì, oggi abbiamo giocato contro una squadra molto valida, forte, con degli elementi veramente di categoria superiore e insomma era difficile portare a casa punti, ci siamo riusciti grazie allo spirito del sacrificio e veramente la qualità che abbiamo di non mollare mai. Sinceramente perdere questa partita con 2 autogol e un rigore veramente mi sarebbe dispiaciuto parecchio, però oggi se ce n'era ancora bisogno mi ha dimostrato di essere una squadra con 2 palle così, perché quando è stato il calcio d'angolo non ci ho pensato 2 volte, sono salito subito anch'io perché sapevo che potevamo fare l'impresa di fare il gol e ci abbiamo fatto, siamo stati premiati e questo è una grande caratteristica che dobbiamo portare fino alla fine del campionato. Allora, penso che anche oggi abbiamo dato dimostrazione che ci possiamo stare in questo campionato, ripeto, contro una squadra sicuramente molto forte. Quindi onore al Trapani e complimenti al Brescia, insomma penso che abbiamo finito alla grande l'anno e siamo contenti. Sì, mi ritengo fortunato come uomo, prima di tutto come giocatore, di aver vissuto un anno fantastico e di questo ringrazio sicuramente il Trapani Calcio, i miei compagni, il mister e tutti i tifosi che veramente ci hanno seguito in tutti i campi d'Italia e insomma, queste gioie le vogliamo dividere con loro. No, si può sempre fare meglio e è da qui che dobbiamo trovare gli stimoli per migliorare, quindi ora ci riposiamo, ce lo meritiamo e poi torneremo a pensare al campionato. Sì, perché alla fine si è risultato più giusto per quello che si è visto anche in campo. Ci siamo affrontati a viso aperto, abbiamo avuto anche delle occasioni all'inizio per raddoppiare, poi c'è un episodio, mi sembra un rigore non dato a noi, dato a loro, comunque penso che alla fine 3 pari sia il risultato giusto. Sì, sicuramente, ma siamo stati anche bravi, infatti a non mollare mai, e questo penso che sia stato dovuto anche un'ottima condizione fisica. Il campo sicuramente non permetteva grandissime giocate, comunque era un campo molto pesante, però siamo stati bravi a tenere la partita sempre aperta e per pareggiare diciamo alla fine, nonostante il 3-2 è arrivato al 90esimo. In un momento della partita c'era bisogno dell'inserimento di Christian, che ha fatto un ottimo lavoro e ci serviva perché comunque stavamo anche soffrendo, diciamo, giustamente, no? Perché loro hanno cambiato modulo, hanno messo un trequartista pure e quindi ci mettiamo un po' in difficoltà. Però abbiamo, con l'inserimento di Christian, ne abbiamo rispetto un po'. Meglio di così non si può, penso. Penso che è un anno da ricordare tutti gli effetti e poi è successo di tutto e siamo contenti per questo. Adesso stacchiamo un po', che è la cosa più importante, penso. E poi quando si riprende, riprenderemo sicuramente come abbiamo lasciato.